Allora, abbiamo con noi qui negli studi di Roma un personaggio che io considero un uomo libero. Certo, ha delle... No, una vergogna, non è una vergogna. L'hai già incontrato negli studi della Sette, adesso perché dovrebbe essere una vergogna? Perché è vergognoso, lo considero una persona vergognosa. Un propagandista dei regimi lo considero. Ma non è un propagandista dei regimi, è uno che ha le sue idee anti-americane, certamente. È un propagandista dei regimi, dell'Iran. Giuseppe, ma ogni tanto in questa redazione penetrano dei topi, sento degli squitti. Dei topi? Questo lo dicevano i nazisti. Dei ratti. Questo i nazisti. No, calma, qualche volta hanno detto anche delle cose giuste i nazisti. No, non hanno detto delle cose giuste. No, no, quando hanno detto che era mezzogiorno, hanno detto una cosa giusta. Vabbè, sì, quando hanno detto che però paragonavano certi ai personaggi topi, lo dicevano che non sanno... i nazisti. Allora, i comunque, nazisti. Vi voglio presentare prima l'ospite. Tu hai la facoltà di insultare. Non sei un giornalista, sei un propagandista. Sei un propagandista dei regimi. Allora, presente qui. Mi fai presentare l'ospite, che la gente non sa chi è. Devi presentarlo bene. Propagandista dei regimi. No, io non lo presento. Amico dell'Iran, amico della Russia, amico di quelle teste di cazzo di terroristi internazionali. Aspetta, questo è da morire della ridere. Allora, Fulvio Grimaldi, buonasera, applausi da Milano. Applausi. Perché non sei amico dell'Iran. Allora, calma. Non hanno argomenti, danni una scandescenza. Ma non sei amico dell'Iran. Ma stai tranquillo. Ma calma. Adesso ci arriviamo. Ho fatto anche un bellissimo documentario. Che non ha visto cazzo di nessuno, per fortuna. No, l'hanno visto in tantissimi. Per fortuna. Perché sei amico dell'Iran, per esempio, che comunque commettono dei crimini contro l'umanità terribili? Questa è la storia che ci raccontano qua. Perché si ribellano? La narrazione che ci racconta. Mi spieghi perché la si ribellano? È ridicola. Io sono stato lì. Ho sentito stare con una signora, una cantante, che diceva che non si può uscire da soli essendo donne. Questo in assoluto non è vero. Documentario pieno di donne che girano da sole. E chi te l'ha pagato il documentario? Diceva, chi te l'ha pagato? Me lo sono pagato da mia, quei soldi della mia persona. Aspetta, nessuno. Bravo, nessuno. Che butti tu via i tuoi sei soldi sponsorizzato. No, io sono pagato da Radio 24 e dalla Sette. Per dire tutte le menzogne che tu dici. Però perché l'Iran? Perché per l'Iran? L'Iran per te è un modello. Perché protestano in Iran? È l'unica domanda da fare a sto stronzo. Perché in Iran protestano? Ma perché ti squalifichi? Vabbè, però fallo parlare, sennò altrimenti non inutile. Perché ti squalifichi rispondi così? Perché protestano? Perché incarcerano le persone in Iran? Dietro. Perché in Iran protestano? Tu sei amico dello Shah che metteva veramente le persone. Ma lo Shah vada a fare in culo. Perché? No, tu sei amico dello Shah. Come l'Ayatollah Khamenei. L'Ayatollah vada a fare in culo l'Ayatollah. Il tuo amichetto. Però scusami, Fulvio, scusami un attimo. Perché l'Iran? Perché li arresta? Chiedigli solo questo. Adesso mi dai, se me lo fai chiedere. Si beve tutto. Quest'uomo non è un giornalista, perché altrimenti capirebbe quanta Fulvio, non è un paese democratico l'Iran, questo bisogna dirlo. Non si è un paese. Vota, si eleggono si deputati, vota, sì. Si fanno parlamentari. Sì, è vero, però è una formalità. Cioè, da noi non è una formalità, tant'è vero che il 60% da noi non vota più. Ma questo che c'entra, perché però? Ha capito che è una formalità che non serve a niente. Cioè, per te l'Italia è meno democratica dell'Iran? Direi proprio di sì. L'Italia! Ma che cazzo dice? Aspetta, che pazzo! No, però adesso riesce ad esprimere per fortuna il suo pensiero, perché è qui presente. Guarda, lui non c'è stato, lui non va da nessuna parte, lui frequenta. Vabbè, però ci sono dei criteri che possono essere. Condanni a morte! 19.000 arresti! Condanni a morte! Ma tu credi a tutto? No, io tutto. Credo a quello che dicono i dissidenti in Italia! Brutta testa di cazzo! Scappano dall'Iran per venire qui! È vero che esistono dei dissidenti o no? Ma ti devi vergognare! Non possono non esserci dissidenti. C'è sempre un settore insoddisfatto e c'è sempre un settore che anche degli interessi. Non li arrestano qui i coglioni come te, in Iran li arrestano, la differenza è questa. Però è vero anche una cosa, che tu che dici che l'Italia non esiste il dissenso in Iran, li arrestano. Però tu non sai un cazzo, non sei mai stato da nessuna parte. In Italia li invitano alla zanzara, i coglionazzi come te in Italia li invitano qui, in Iran li arrestano, hai capito? La bocca, sta facendo la bava la bocca. Però calma un attimo, spiegaglielo. È avanspettacolo. I pazzi come te Parenzo in Italia li invitano. Però scusami, Fulvio. Però hai ragione, aspetta. Mi fa mandare i matti. Sì, lo so che ti manda i matti. Lo so che ti manda i matti. No, ma calma. Dice delle cose vergognose. Calma, lui dice che l'Iran. Ci sono morti in Iran. Aspetta. Ma tu ti bevi
di tutto. Tu sei proprio... ci sono i morti, però ci sono, ci sono morti di ma c'è anche una, c'è una rivolta anche armata fomentata da chi? Ci sono le milizie curde che sono state armate in Kurdistan iracheno, e che vuol dire? Da militari, cioè, della NATO. Ma sì, di questo non ci... lui non sa un cazzo, cioè, sa tu niente. Dici che tutti i ribelli in Iran contro il regime sono fomentati dall'esterno, le donne che sventolano il velo, ma ci sono anche formazioni militari terroristiche. Lui ha mai sentito parlare di niente? I MEC, che sono i Mujahideen del popolo, ma... è una organizzazione terroristica, certo. Quartiere generale a Washington e a Parigi e adesso in Albania. Cioè, secondo te Khamenei è uno più democratico di Biden? Ma io so soltanto che lì si vota e ci sono i partiti e ci sono, cioè, le Khamenei è più democratico di Biden secondo te? Ma Biden non esiste. Biden è, ma si può è dire una fregnaccia simile. Biden, cioè, ma che cos'è Biden? È il capo del mondo libero. È BlackRock, amico. Forse ti devi informare. BlackRock, ma che fondi sei? Del BlackRock. Cioè, secondo te il PD dei padroni? Ma chi se ne frega dei fondi? Biden che non sa dove sta, che si perde nei corridoi, che saluta gente che non c'è, Obama, eccetera. Anche Obama, e questo niente, è il capo. Anche Obama. Obama è peggio, ha fatto 11 guerre, quindi forse un po' un tantino. Cioè, secondo te i veri terroristi sono i presidenti degli Stati Uniti? Questo l'hai detto più volte. Sono quelli che fanno questa le guerre ininterrottamente dal Vietnam. Sarebbero è da condannare. Stato canaglia. È uno l'America, stato canaglia. E dunque i presidenti andrebbero portati al Tribunale Internazionale. Ma è il mondo al contrario, cazzo. Ma dove siamo? Aspetta, fammi sentire. Hanno fatto la guerra alla Siria, alla Libia, all'Iraq, alla Jugoslavia. All'Iraq, cioè, i veri criminali sono NATO e Stati Uniti, secondo te, in primis, in assoluto. Sì. Ma sì, ma sono quelli che fanno le guerre, Giuseppe. Pazzo, ragazzi, io non ho mai visto nessuno di quelli che lui non ama fare delle guerre d'aggressione, come li facciamo i nostri referenti occidentali. Hanno mai fatto, sono sempre soltanto loro le guerre d'aggressione. Cosa? Ma la guerra tra l'Iraq? Ma che cazzo dici? Ma le guerre in Medio Oriente chi le ha scatenate se non i paesi arabi? Chi le ha scatenate? Ma l'Iran e l'Iraq? Sciiti e sunniti? Sei una testa di cazzo internazionale, coglione falsificatore! Rischia l'infarto. Però scusami, sei un falsificatore. Senti, l'infarto. Io ti consiglio, restituisci la tua pensione della RAI e vai a sbattere il tuo culo in Iran. Vai lì! Vai in Iran! Ma io ci andrei molto volentieri. Vai in Iran! È un paese nessuno ti trattiene! Pieno di gente, nessuno parla di fuga di cervelli! Di gente nessuno! Però calma un attimo. Secondo te, chi sono i paesi? Ma mi manda i matti. Sì, lo so, ti manda i matti. Andiamo su un personaggio. Mi dà molta soddisfazione, Parenzo. Che io ti mando fuori di testa. Mi dà un'enorme soddisfazione. Parenzo! Perché l'Italia. Mettiti la busarola, ci sono dei ratti che girano qua. Sento squittire. Tu hai una fortuna. I coglionati qua avranno sempre lui ha soltanto posto. Una capacità insultare nei paesi, il suo repertorio sì, giornalistico tu ringrazia questo sistema insulti, ringrazia l'Occidente negli Stati Uniti adesso sta dicendo che lui è un filo occidentale, filo americano e filo israeliano come te. Beh, non siamo vengono, dall'altra parte perché io non vengono messi posto. In galera, capito la io differenza? Io sono all'opposto, io trovo che quelli che hanno fatto le guerre dal Vietnam in poi sono tutti sempre occidentali. Dunque Zelensky come lo consideri? Addirittura ho letto una tua cosa di recente che hai detto che è un dittatore, un delinquente, un tiranno. Zelensky ha chiuso e azzerato, ha proibito tutti i partiti. Sì, però dopo, quando era in guerra. No, vabbè, comunque quelli li ha tutti quanti proibiti. Quelli ha fatto epurazione e spaventamento. Quelli tutti. Quelli ha chiuso tutti i mezzi di informazione di opposizione. Sì. E quindi è un dittatore. È in guerra. Si è venduto tutte le terre fertili dell'Ucraina alle grandi multinazionali dell'alimentazione americana. Sei sicuro? Cargill. Sei sicuro? Sì, loro sono i padroni del grano ucraino. Un delinquente. Ma lui secondo è un delinquente? È un burattino. Un ex comico, un guitto eccetera, che in qualche maniera riesce a un nazista addirittura l'hai definito un nazista? Assolutamente sì, nazista. I suoi reggimenti portano la svastica, ma non tutti dai, ma su adesso i suoi reggimenti che sono quelli che condizionano ancora la guerra sono Azov e sono con la svastica, ma questo si sa, ma Giuseppe alcuni si sa dai, alcuni si sa, però non sono tutti così. Hanno celebrato Stepan Bandera, il capo nazista sotto Hitler, che ha ucciso dunque secondo te è meglio che ucciso i suoi connazionali etnici, con religionari, chi ha ucciso 30.000 Stepan Bandera, chi ha ucciso i 30
30.000 ebrei. Chi ha ucciso il tuo la amico nazista, amica di Zelensky, Stepa chi Bandera? Ha ucciso la chi non lo so, ma sicuramente non, sono i russi. Ah, no. Gli americani sono prove. Stati. Tu hai... gli americani. I russi hanno processato dei responsabili. Gli americani. Vabbè, ma certo, sì, queste cose ceceni. Le fa soprattutto il Mossad. Ah, il Mossad. Il Mossad. Ma la testa di cazzo. Ecco, imbecille, coglione. Guarda se ne va. Coglione imbecille. Il Mossad ha ucciso la Politkovskaja. Sei una testa scienziati. Di cazzo. Ha ucciso la più grande testa di cazzo vivente. Vaffanculo. Ecco, è andato via. Ho vinto, ragazzi, ho vinto. È scappato. Quando uno scappa insultando, urlando e dando di testa, e vuol dire che ha veramente. Però adesso, ragazzi, non si può ogni volta finire tra di voi in questo modo. Ci sarà un punto di discussione possibile. Un punto di discussione possibile. Giuseppe, l'hai fatto incazzare, hai detto che il Mossad. Hai detto che Mossad è dietro l'omicidio della Politkovskaja in Russia. Mossad è pratico di omicidi. Ma ho capito, certo, per fortuna dico io ogni tanto, per fortuna. Io sono tifoso del Mossad, per esempio. Non posso dire che lo sono stati loro, ma lui non può dire che sono stati i russi. Ma è stato chiaramente. Allora, Putin, secondo te, è meglio di Zelensky, Putin, sicuramente. Ma non c'è confronto. Cioè tu prima hai detto, ha salvato la civiltà del mondo. La civiltà del mondo ha Putin. Bloccato la globalizzazione, ha dato un freno allo sterminio delle popolazioni russe del Donbass. È intervenuto in difesa della Siria. È un pacifista praticamente. No, è intervenuto in difesa del popolo siriano prima aggredito dai mercenari al servizio di Obama. Ma tutto il mondo occidentale lo considera un criminale di guerra. No, un criminale di guerra. Ma tutto il mondo occidentale non è corretto, Giuseppe. Tu ti fai torto perché tu sei un ragazzo intelligente e sei un giornalista bravo. Non puoi dire tutto il mondo. Beh sì, praticamente tutto il mondo occidentale lo considera un criminale. Se tu consideri i mainstream occidentali può darsi che sia vero. Ma noi abbiamo per esempio il 68% degli italiani che non vogliono fare la guerra per Zelensky. E sì, è vero questo qua, questo è vero, però non è che sono dalla parte di Putin, non è un macellaio Putin, tutti lo considerano un macellaio. Ma dove è stato un macellaio? Ma insomma, le stragi dei civili, le Bucha, tutto. Tu, Giuseppe, dovresti prendere un minimo con grano salis, c'è cioè un minimo di dubbio sulla narrativa che fanno i nostri mezzi di informazione. Sono tutti unanimi, quando tutti dicono le stesse cose vuol dire che qualcosa non torna. Allora, Parenzo, rientra un attimo, Davide, rientra, dai, rientra, ti prego, rientra, non vuole rientrare, incredibile, non vuole rientrare. Ma non lascialo fuori. Ma chi è che comanda il mondo? Secondo te, chi comanda il mondo secondo te? Il grandissimo capitale finanziario. Deve chiedere scusa. Lui che ha insultato dal principio alla fine, deve che non ha altri scusa, argomenti. Non può che dire che il Mossad ha ucciso la Politkovskaja. No. Deve chiedere scusa. L'ha ucciso quando l'hanno ucciso scusa. I russi. Non ne ho le prove. Deve chiedere tu scusa. Non le hai dei russi deve e io non le ho del Mossad. Il Mossad ammazza gli scienziati iraniani e se ne vanta. Quindi è pratico di assassini. Ma quelli vogliono fare, quelli hanno la bomba atomica e vogliono distruggere Israele, normale, è autodifesa. Ovvio. La bomba atomica ce l'ha Israele, Giuseppe, 200-400 meno e male. Non ha firmato il trattato meno di proliferazione. Ma meno male. Non ha firmato il trattato di proliferazione. Chi comanda il mondo? Mondiale. L'Iran ha firmato il trattato di proliferazione. Chi comanda il mondo? Adesso l'Iran non è un popolo di pacifisti, adesso stai dipingendo. Il mondo non comanda nessuno, noi abbiamo una parte del mondo che siamo noi, il 16% dell'umanità, che si chiama comunità internazionale, e che è l'Occidente. E lì comanda il capitale finanziario. Concentrato in questi giganteschi fondi di investimento. Cioè sono loro che muovono tutte le pedine. Certo, ma non certo Biden, dai. L'hai visto? È un burattino Biden. Pure Biden, un burattino. Ma ci sarà Biden, un capo del mondo, Bill Gates, non c'è Rockefeller, i Rockefeller. Il dollaro. Male, è coloro ma magari, che ce l'hanno. Ma cioè, secondo te, per esempio, sei tornato? Il mondo è tornato libero, a squittire il topo. Sono tornato a Israele perché è uno stato di criminali. Tu lo chiami mondo libero. Io lo chiamo mondo di merda. Mondo di guerra. Come ma qui c'è la democrazia, si vota Grimaldi, si vota qui c'è la democrazia. Si vota in Russia, si vota ma in Russia non si vota, non ci sono i partiti di opposizione. Spiegami, guarda, senza ma non c'è l'opposizione in Russia, non si può dire che c'è l'opposizione in Russia, No, c'è Navalny, no? Ma dai, è in galera, ed è in galera, cazzo, che è un truffatore. Ah, quindi c'è l'opposizione, ma è in galera. Allora, fermi tutti. È un truffatore, giustamente. Ultimi due minuti. Ultimi due minuti, io voglio dire una cosa. Secondo te, l'opposizione in galera. Secondo te Israele è uno stato criminale? È uno stato criminale Israele? È uno stato che da 70 anni opprime un popolo, gli indega i suoi diritti, lo perseguita. Cioè, tu l'hai definito uno stato criminale, l'unica democrazia che c'è in quel posto. Israele. Non è una democrazia per i palestinesi. Ah, non è come una democrazia? I 5 ci sono anche i deputati palestinesi. Non godono di nessuna democrazia. Ma che dici? Ci sono anche i deputati. Vengono perseguitati, li ammazzano. Ci sono anche nei loro deputati palestinesi. Ma tu sei a favore di Hamas? Sono dei terroristi. Hamas. Sei a favore di Hamas? È una forza di resistenza. Ma non si può dire. Ma sei peggio dello chef Rubio. Lo conosci lo chef Rubio? Anche te, dai.
dai fuori di testa adesso. Ma lo conosci lo chef Rubio? Dice delle cose inenarrabili su Israele e sui palestinesi. Sì. Vabbè, Hamas è una forza di resistenza sacrosanta e legittima. Riconosciuta, terrorista, si fanno esplodere ai popoli terrorista. Oppressi. Viene bombardato costantemente, mi massacrato a Gaza, Hamas. Ma come come potete concepire una cosa? Ma mi spieghi rovesciare la senza realtà che urlo, nel suo senza che urli, mi spiegami una cosa. Io a te non ti rispondo. Spiegami una cosa. Ma tu non esisti. Come mai? Ma non sei un giornalista. Come mai? Io frequento giornalisti anche su posizioni completamente contrarie alla mia. Guarda, io ho fatto l'esame di Stato 20 anni fa. Ecco, tu forse l'hai fatto a Teheran l'esame. Corretto, è corretto. Tu forse l'hai fatto a Teheran. Mi spieghi come mai scappano? Tu hai fatto l'esame di giornalista? Sì, 20 anni fa. Ma non ci posso credere. 20 anni fa. Ma non ci posso credere. Mi spieghi? Non a Teheran però. Non a Teheran. Non a Teheran. Hai dato qualche però ragazzi, un'ultima cosa. Un'ultima cosa. Come mai scappano verso il mondo libero tutti? Perché la gente ad esempio scappa da Cuba verso Miami? Perché la gente scappa dalla dittatura della democrazia? Perché lì c'è la mafia. Ma perché scappano? Perché la gente? Perché nessuno va verso l'Iran? Cosa, allora, l'ultima cosa è questa: è vero che secondo te vogliono creare un mondo di transumani? Sì. E chi lo vuole fare questo? Cioè, lo dice chiaramente nel suo libro Klaus Schwab, che è il signore che riunisce il massimo della ricchezza mondiale a Davos, 1500 aerei privati che arrivano ogni volta, perché sono il massimo accumulo di ricchezza e quindi di potere. E che vogliono nel fare suo questi? Libro, ma che vogliono fare? Lo leggi il libro? Ma il transumanesimo che significa? Che dobbiamo, ci vogliono... Klaus Schwab ha scritto un libro, Giuseppe. Sì, lo so benissimo, è da due anni. La che... quarta rivoluzione industriale, in cui dice che bisogna arrivare al transumanesimo. Cioè? Bisogna intervenire biologicamente sulle persone, mutarle intimamente. Ma questi sono dei criminali allora? Ma sono dei criminali questi qua? E come vanno fermati secondo te? Io spero che ci sia una reazione come in questi giorni in reazione Francia, che va ammazzato questo qua. Anche in Inghilterra va ucciso, va questo Schwab, ma che uccide? Io uccide il Mossad, uccide la Mossad CIA, uccide i criminali, la CIA uccide i criminali, quelli che secondo loro sono criminali, i terroristi, cioè quelli che mettono in discussione Fulvio Grimaldi. Grazie Fulvio Grimaldi, non ci ha spiegato perché scappa. Un eretico un po' bizzarro, però un eretico, beh, un po' come bizzarria. Fermi tutti. Non ce ne manca. C'è un'energia nuova che attraversa il futuro.